Il TG Fipsas è offerto da Cari amici, eccoci di nuovo insieme per questa seconda trasmissione del TG Fipsas. Sarà il bacino idroelettrico di Pietrafitta a Perugia, il campo di gara del campionato mondiale di carp fishing e quindi giustamente è su questo lago che si svolgono le più importanti gare della stagione per questa specialità. Il club azzurro a coppie ha visto la disputa della prima delle quattro prove, al termine delle quali la prima coppia classificata più altre quattro per scelta tecnica del CT Alfonso Vastano andranno a formare la nazionale del 2012. Quella per quest'anno invece che vediamo in questa immagine è già stata formata nel corso del 2010. Numerose carpe, ben 87, sono state catturate nella gara di due giorni per una taglia media di circa 3 kg con una punta di 10,5 kg. La classifica provvisoria vede al comando la coppia del Carp Buster di Ravenna, composta da Prandin e Linari, seguita dai lucchesi dell'Oasi San Donato, Bonazza e Farinelli, e dai milanesi della Senago Daiva, Rivolta e Dalbò. Nel torrente Verde e nel fiume Magra, a Pontremoli, in Lunigiana, si sono svolte le prime due prove del campionato italiano società di trota torrente. Buone le condizioni dei campi di gara che hanno reso ottimamente, consentendo di catturare il 91% dei 190 kg di trote immesse al sabato e l'80% alla domenica. La pesca si è svolta prevalentemente con coroncine da 6 a 8 grammi e con utilizzo di pendolini per arrivare negli angoli più lontani. La prima prova è stata vinta con 14 penalità dai bergamaschi del club Pesca Valle San Martino Milo, che però hanno ceduto nel Magra nella seconda prova, lasciando via libera ai pescatori Montello, che conducono quindi nettamente la graduatoria dopo le prime due prove con 38 punti davanti alla Garisti 93 Artico, che è già staccata a 55 punti, e dalla stessa Valle San Martino Milo. Christian Rosolen della Pescatori Montello guida anche l'individuale davanti a Francesco Faberi, mentre il grande Marino Polognato è in terza posizione. Ed eccoci al pesca al colpo con il milanese Luca Pera della Fratelli Campana Maver, che ha iscritto il suo nome nella 26esima casella dell'Albo d'Oro del Memorial Fausto Pasinetti, che si è svolto per la quarta volta consecutiva ai laghi di Faldo ad Umbertide. 88 i concorrenti provenienti dalle varie classifiche del 2010 che si sono affrontati in tre ore di gara incerte e combattute all'insegna di un buon pescato con oltre 5,3 kg di media, carpe ma soprattutto carassi. Pera ha fatto 12 kg e 220 grammi e sono stati proprio questi 220 grammi che gli hanno consentito di precedere un rilanciato Michele Naro del team Borghetto Maver, mentre al terzo posto va il commissario tecnico della Nazionale Seniores Rudy Frigeri dell'Ultrarno Kolmic. Al termine della gara, riunione conviviale e premiazione delle numerose classifiche del Pescare Poolmaster 2010. Ed eccoci al Belly Boat. Il campionato italiano della specialità, inquadrato nella FIPSAS attraverso l'Associazione Nazionale Belly Boat, ha preso il via con la prima prova per 6 dei 7 gironi in cui si articola la fase di qualificazione. C'è stato un aumento delle iscrizioni che ora hanno raggiunto quota 235 partecipanti da ben 36 club diversi. Il 20 marzo ha aperto le ostilità il girone 2 con la gara svoltasi nell'idrovia di Padova, che ha offerto una buona pescosità con 5 pescatori che hanno fatto la quota massima consentita, che quest'anno è di 4 catture. Il più bravo è stato Mattia Rimolo con 4 pesci per 2 kg e 670 grammi. Quindi è toccato al girone 7 con la gara nel bel bacino di Monte Cotugno a Potenza. Qui quasi tutti hanno raggiunto le 4 catture, taglia media da mezzo chilo, con vittoria di Gianluca Arcieri del Fishing Bass Potenza con 3 kg e 455 grammi. I gironi emiliani, il numero 3 e il 4, si sono svolti a Campo Galliano,
Ma mentre nel 3 al lago dell'Isola qualche boccalone è stato comunque catturato, al lago delle Canoe, dove c'era il girone 4, purtroppo tutti hanno fatto cappotto. La classifica del girone 3 è condotta da Alessandro Gatti dello Spinning Club Italia, con una preda da 2,40 kg. La diga di Ponte Nina nelle Marche ha ospitato la gara del girone 5, campo di gara molto pescoso che ha consentito ai primi tre di superare i 3,5 kg con il primo di Giacomo Bianchi della Bass Division. Infine il girone 6 ha gareggiato nel lago di Castel Gandolfo, dove sono stati catturati molti persici reali, che però non sono validi ai fini della classifica, e purtroppo invece pochi e piccoli bass. Guida la classifica Roberto Mazzarelli del Tiber Bass Anglers con una cattura di 1200 grammi. Il girone 1 partirà il 12 giugno da Varese. Per tutte queste notizie ringrazio l'amico Alessandro Stefani. Ancora di scena il canale Bando alle Lepri di Ostellato con la disputa della prima prova del campionato italiano Seniores di pesca al colpo, al quale hanno preso parte ben 577 concorrenti selezionati dai campionati provinciali delle varie sezioni. Il fiorentino Stefano Falciani ha fatto registrare quasi 18.000 punti, ma una rondine non fa primavera e purtroppo Ostellato conferma le sue attuali difficoltà con punteggi medio-bassi ed ancora diversi cappotti. Le prossime prove del campionato si svolgeranno nel Cavo Lama e le ultime due nel Fissero Tartaro. Anche le donne si sono cimentate ad Ostellato nelle prime due prove del loro campionato italiano. Erano 30 in gara e qui le cose sono andate un po' meglio dal punto di vista delle catture. Inutile dire che il campionato non tradisce le aspettative e presenta l'atteso duello fra Simona Pollastri della Lenzia Milana Tubertini, che è già al comando con 3 penalità, e Milena Camporesi dell'Oltrarno Colmice, che la tallona ad un solo punto. Bene anche Marchiodi e Zanobini, ma le più belle sorprese che mi piace sottolineare sono la puana Clara Miceli e l'aretina Brilli. Bene cari amici, con questa notizia è tutto per quanto riguarda la prima parte del TG, vi aspetto però per gli approfondimenti. Grazie. Il TG Fipsas è stato offerto da...